Cultivar, CV abbreviato, risulta dalla fusione di cultivar e variety, in inglese cultivar, termine che in agronomia indica una varietà di pianta coltivata, esempio cultivar di olivo. Il valore etico del Made in Italy, generazioni a confronto, ma anche il premio che ogni anno la Coldiretti, che ha organizzato tutto questo, regala, dà, offre, ottenendo un grande riconoscimento per nuove generazioni, sei premiati. Il valore del premio. Il premio è un'idea, quindi va a premiare quelle aziende che in qualche modo si sono distinte e si stanno distinguendo in Italia proprio sotto questo profilo, cioè un'idea imprenditoriale che in qualche modo ricomprende in sé anche quello che è un fattore economico. Noi come Coldiretti abbiamo questo settore giovani, aziende sicuramente che hanno come valori rispetto delle regole, principi etici, responsabilità, per aggredire il mercato, perché alla fine è quello, ma comunque per avere la tutela dei nostri clienti, chiamiamoli così, ma soprattutto il rispetto e la tutela delle nuove generazioni, perché noi siamo il primo gradino, il cibo è certamente l'alimento di noi tutti, deve essere controllato e fatto in una certa maniera. Il cibo è il sacro. È ancora attuale un argomento del genere? Ma veda, il cibo è sempre attuale perché dobbiamo nutrirci tutti. Io direi che è sempre attuale anche il sacro, perché tutti abbiamo bisogno di un senso ultimo, di un grembo, di una custodia che ci accompagni. Rapportare cibo e sacro significa rapportare il lavoro dell'uomo, la sua capacità produttiva, a quello che è il bisogno che egli ha e le esigenze per la sua vita, il suo sviluppo e così via. Proprio questa regione, l'Abruzzo, e questa diocesi, questa provincia Chieti, sono caratterizzate da una ricchissima produzione agricola legata in particolare al vino e all'olio, ma naturalmente anche ai cereali, che sono così fondamentali. Ecco perché credo che riflettere su questo e rilanciare l'attenzione su questi temi, anche per motivare eventualmente nuove imprenditorialità nell'agricoltura, sia qualcosa di importante per il bene comune. Non sono due cose diverse. La sacralità e il cibo sono un'unica cosa. È il motore della vita. Cioè tutta la vita sulla terra, dagli alberi, dalle radici che camminano nel profondo della terra e dalle foglie che vanno in alto, è un cammino verso il cibo. Se la vita è sacra, il cibo è sacro. Noi agricoltori non siamo produttori di prodotti agricoli, ma siamo produttori di cibo. Cibo sacro, perché per noi il cibo è prossimità, è ambiente, è territorio, è Made in Italy. È un insieme di cose. È un insieme di cose, potremmo stare a parlare fino a questa sera su questo. La l'identità dei prodotti, del nostro cibo, deve essere chiaro a tutti e diciamo così, l'Europa è ancora un po' sorda a questo, ma noi stiamo proponendo una petizione Eat Control per l'etichettatura obbligatoria non solo di alcuni prodotti, alcuni cibi, ma anche per i derivati di questi cibi. Tutto deve essere controllato, perché solo così noi ci mettiamo la faccia, solo così riusciamo ad avere cibo adeguato alle nostre nuove generazioni. Ma l'agricoltura in generale, ma in Abruzzo in particolare, ha bisogno di tanti stimoli. Ma quando premiamo un giovane, senz'altro questo giovane lo premiamo perché si trova di fronte a un percorso complesso. Lo premiamo perché si è distinto nell'economia dei nostri territori, valorizzando appieno quelle che sono le produzioni agricole, ma anche le produzioni innovative di questo comparto, che è l'agricoltura, che tra l'altro dagli ultimi dati Istat è il comparto più in crescita di tutti gli altri. Tra i premiati di questa bella manifestazione organizzata dalla Coldiretti ci sono anche due donne.
che rappresentano il sesso femminile, che è vincente, come si dice. Antonella Marrone viene da Roseto degli Abruzzi, si occupa di birra, una soddisfazione credo estremamente importante sul piano personale, ma anche per il fatto che, come si dice, under 40 hanno comunque dei riconoscimenti. Sì, la mia azienda si occupa principalmente per la produzione di luppolo e orzo, e da questo ovviamente abbiamo tratto l'ispirazione per la cosa più ovvia, ovvero la birra. Dalla birra, unendo la tradizione della mia famiglia nel fare conserve fatte in casa, ho iniziato a realizzare la mia linea di gelatine con l'unione della birra a frutta e ortaggi. Ed inoltre sto sviluppando un progetto con il luppolo, che al momento viene utilizzato per prodotti da forno quali biscotti e salatini. Dal punto di vista, diciamo così, del riconoscimento a un gruppo di giovani, che cosa ne pensa? L'iniziativa che noi stessi mettiamo nel sviluppare progetti nuovi o comunque utilizzare qualcosa che già esiste per sviluppare nuove idee e portare avanti soprattutto la territorialità dei nostri prodotti, penso che sia per noi giovani soprattutto una cosa molto stimolante. Stimolante e molto importante, anche perché appunto il territorio che noi abbiamo ha molto da offrire e deve essere valorizzato, e anche dalle piccole cose, con l'unione di tutti, possiamo creare grandi cose. Linda Verratti, anche lei premiata, una bellissima soddisfazione. Certo, tanto è una soddisfazione grandissima, perché abbiamo prodotto il salame di capra, perché continuamente si sente parlare... Capra? Sì, di capra. Continuamente si sente parlare che la carne di capra è una carne a basso contenuto di grassi, è digeribile e quindi può essere mangiata sia dai bambini che dagli anziani. E ho avuto successo, per fortuna. In ogni sogno, in ogni vita... rimarrà comunque per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Maria Teresa di Calcutta, grazie a tutti. Sfondo del Gran Sasso, era il 18 di gennaio del 2017, Pietro Paolo Martinelli, Farindola, Pecorino. Cosa accadde? Accadde quello che purtroppo non doveva succedere. La famosa nevicata con le scosse di terremoto, che ormai sono ben note a tutti, hanno provocato il crollo di due stalle per un totale di 2300 metri quadri e la morte di oltre 450 ovini tra pecore e lattazione ed agnelli. Quei giorni drammatici hanno segnato sicuramente la vita di un'azienda, di una situazione che era estremamente delicata, che però poi voi avete cercato di risolvere. Come? Che cosa è accaduto nelle ore successive? All'inizio è stato dura prendere una decisione, perché subito dopo il crollo considerate che c'era più di 3 metri di neve accumulata, quindi anche le operazioni di recupero delle carcasse, smaltimento delle macerie era praticamente quasi impossibile, appunto dovuto all'impossibilità logistica di operare in cantiere. E quindi abbiamo dovuto aspettare qualche giorno innanzitutto che intervenissero dei soccorsi e quindi degli aiuti, che erano giustamente impegnati nella tragedia di Rigopiano, e a distanza quindi di 6 giorni dall'accaduto abbiamo iniziato con delle squadre esterne a operare i primi soccorsi, quindi le prime rimozioni, a recuperare soprattutto i cadaveri che erano in putrefazione. C'era anche quindi un rischio igienico-sanitario. Ci sono ancora delle tracce a distanza di 2 anni, tracce da rimuovere. Ripercorriamo un po' quello che accadde dopo, che ha coinvolto le famiglie, quindi bisognava comunque ricostruire, ricominciare, ma c'era in atto una disperazione che lasciava presagire tutto il contrario. Poi che cosa avvenne? Il primo pensiero è stato sicuramente quello di ripartire il più velocemente possibile, soprattutto per le famiglie dei miei dipendenti che abitano a Farindola e che
si vedevano persi un po' come me dopo la tragedia che abbiamo subito. Quindi noi abbiamo avuto innanzitutto un 5 mesi di interruzione della produzione del formaggio pecorino di Farindola. Danno economico incalcolabile. Senza produrre, perché noi possiamo utilizzare solo latte delle nostre pecore, e quindi essendo morte le pecore in lattazione, capite bene che abbiamo dovuto aspettare il prossimo turno di parti per poter ritornare a produrre, e comunque prima di commercializzare il prodotto e ritornare praticamente a guadagnare qualcosa, abbiamo dovuto anche aspettare la stagionatura del prodotto, perché una volta fatto il prodotto dobbiamo almeno aspettare i fatidici 100 giorni di stagionatura e venderlo come semistagionato. Quindi abbiamo avuto 9 mesi di fermo, blackout totale. La cosa più difficile è stata quella di comunque preservare i posti di lavoro delle persone di queste famiglie, appunto, che lavorano qui in azienda da me, e con molto orgoglio devo dire che sono riuscito in tale operazione. Ecco, hai detto una cosa molto giusta, Pietro Paolo, con molto orgoglio. L'orgoglio che appartiene, appartenuto e sicuramente apparterrà non solo a te ma anche a quelle famiglie che ti sono state vicine, che erano nella disperazione, nella volontà totale di comunque di risorgere dalle macerie. È stata un'operazione difficile, è una storia bella da raccontare. Che cosa è prevalso in quel periodo? Lo spirito di unione, la cooperazione, è quella che ci deve essere sempre all'interno di un'azienda. Infatti io devo tutto ai miei dipendenti, perché sono fermamente convinto che la fortuna di un'azienda, la bontà che credo abbia il nostro prodotto, dipenda esclusivamente dal personale che lavora in azienda e sicuramente anche dalle mie pecore. Che cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Qual è l'aspetto, tra virgolette, positivo, se di positività si può parlare dopo un dramma simile? Sono sicuro che dalle situazioni di emergenza si è creato un gruppo ancora più forte. Abbiamo sicuramente imparato che restando uniti, affrontando ogni difficoltà, si può risorgere dalle macerie. Vi siete messi al riparo dopo questa esperienza? Le nuove stalle che andremo a costruire saranno costruite secondo i criteri sismici attuali. Ci auguriamo che eventi così unici e rari si verifichino. Esatto, più. Esatto. Allora adesso entriamo invece nell'attuale, perché è giusto parlare del pecorino, di quello che adesso noi cominciamo a vedere insieme nelle varie fasi operative, di un patrimonio importantissimo non soltanto qui localmente ma per la regione abruzzese, perché insomma il pecorino di Farindola non lo dobbiamo presentare noi. È un po', si ricollega al passato, all'antichità, quando il pecus pecoris o pecus pecudis, il termine latino, rappresentava il bestiame a tutti gli effetti e una vera e propria risorsa, una ricchezza, perché era l'unico mezzo per uno scambio di tipo economico. Quindi a distanza di tempo per voi la pecora rimane fondamentale. Rimane fondamentale non solo per la nostra area vestina, ma credo che rimanga fondamentale proprio per la nostra regione Abruzzo. La pastorizia nella nostra regione sicuramente è il traino del nostro reparto agricolo, e quindi noi sappiamo benissimo che intorno alla pecora ruota un po' tutto, dalla lana alla produzione di latte, all'arrosticino, all'agnello. Quindi hai detto bene, noi siamo felici di poter allevare la razza ovina, crediamo fermamente in questo tipo di animale. E adesso andiamoci a vedere nel dettaglio quali sono le varie fasi operative per arrivare al prodotto finito. Ok, adesso andiamo allora in caseificio e vediamo la lavorazione. Troviamo dove, che cosa stiamo per vedere? Ci troviamo nel caseificio aziendale e adesso abbiamo appena rotto la cagliata e stiamo versando il contenuto all'interno di questo tavolo, dove ci sono le fuscelle in plastica, e le signore successivamente faranno quella che viene chiamata pressatura manuale. Quindi non si farà altro che
con la pressatura far fuoriuscire il siero dalla forma di formaggio, permettere così la formazione della, appunto, della nostra pezza di formaggio. Il pecorino di Farindola è anche conosciuto come il formaggio delle donne. Può lavorare questo tipo di formaggio solo donne del posto, come vuole la tradizione. E pertanto abbiamo continuato questa tradizione che vede anche oggi lavorare il nostro formaggio da queste esperte mani di donne di Farindola e dell'area Vestina. Dalla pressatura manuale che le signore stanno per iniziare a fare, c'è una vasca sottostante questo tavolo dove si raccoglie il siero che spurga dalla forma di formaggio. Questo siero, attraverso una pompa, viene trasportato nel vascone qui dietro alle mie spalle, dove successivamente faremo la lavorazione della ricotta. Che cosa stanno facendo più nello specifico adesso le donne? Vedo che c'è una sorta di pressione delle mani su quella che diventerà poi una forma. Perché? Questo particolare movimento che le signore fanno con le mani non è altro che la risultante di quello che ti dicevo prima. Dello spurgo del siero è importante arrivare praticamente inizialmente con la mano a immergersi all'interno della cagliata proprio per far fuoriuscire bene il siero, e poi successivamente proprio comprimono la forma che si è per formare la nuova pezza di formaggio. Il siero all'interno della forma rappresenta un problema nella caseificazione. La forma di formaggio a lunga stagionatura, se contiene del siero, al momento del taglio di questa forma si apre la forma. A contatto con l'ossigeno la pasta, qualora fosse presente del siero, si colorerebbe di rosa. E a quel punto non ci sarebbe nessun tipo di problema per chi mangia quel formaggio. Però sicuramente non è innanzitutto di bell'aspetto da vedere. E neanche di qualità. E neanche di qualità, perché il formaggio sarebbe acido, perché il siero è acido. Cosa stanno facendo adesso? Che operazione c'è? Questa è la seconda fase, la fuoriuscita del siero. Va sotto il nome di sineresi meccanica, in quanto mettiamo le forme di formaggio all'interno di questo forno, dove viene sparato del vapore a 36 gradi per un'ora e mezza, che permette appunto alla forma di asciugarsi ulteriormente dalla possibile presenza di siero. Questa tecnica va sotto il nome di stufatura. Siamo davanti a due forme splendide di pecorino. Di che cosa si tratta? A sinistra abbiamo? Allora, qui abbiamo il semistagionato, produzione di luglio di quest'anno, mentre qui abbiamo uno stagionato, produzione di novembre 2017. Allora, quello semistagionato che vuol dire? Perché ne sentiamo sempre parlare, nello specifico spiegaci. Semistagionato è sicuramente un formaggio comunque che ha un'importante stagionatura, perché trovandoci a dicembre comunque è un formaggio che ha 4 mesi abbondanti di stagionatura, ed è un formaggio tipico da antipasto. L'odore, capisco un po' come è andata la stagionatura, poi presenta una pasta con un'occhiatura ben distribuita. Nei formaggi al latte crudo ci deve essere, perché appunto le fermentazioni sono naturali, il latte non viene trattato termicamente, pertanto l'occhiatura ben distribuita è un indice importante per capire anche la buona riuscita del formaggio. Bene, tu hai tagliato, Galvano sta facendo riprese e io mangerò. Adesso andiamo alla seconda fase, perché c'è lo stagionato. Lo stagionato, esattamente. Lo stagionato, come dicevo all'inizio, è un formaggio che si può anche scagliare. E mi piace aprirlo in due facce in modo per procedere poi a scagliarlo e a presentarlo in questa maniera, anche perché rende molto al palato. Adesso apriamo le due. Che meraviglia! Sentiamo anche qui l'odore comunque. Si procede in questa maniera. A mo' di parmigiano, in un certo senso. Esattamente. Esattamente, c'è poi la possibilità anche di recuperare, una volta terminato il nostro formaggio, la buccia, perché rimane un piatto da poter utilizzare per versare della pasta, e comunque poi la buccia può essere anche riutilizzata. Mi dispiace per te, Galvano, che sei costretto alle riprese, ma io...
Bene, visto che c'è una gradita ospite qui, facciamo assaggiare anche ad Alessandra. Vieni, favorisci perché è speciale. Quello che ti voglio far notare, e spero che tu ci abbia fatto caso, è la dolcezza. Ed è una cosa molto anomala per un formaggio di pecora, ma è la nostra caratteristica. È vero, è vero. La caratteristica è appunto che a lunga stagionatura, a differenza degli altri formaggi di pecora, il nostro rimane dolce. Il batterio propionico è quello che conferisce questa aroma particolare e questa dolcezza inaspettata. Pierpaolo, le forme vanno sistemate dove e se differenziate l'una dall'altra? Allora, tutti i lotti vanno differenziati l'uno dall'altro e sono monitorati e segnati con un cartellino specifico che ne tracciano la produzione. Le forme, come vedete, invece vengono stagionate e conservate nei famosi armadi di legno di faggio. La scelta del faggio non è casuale, come vuole la tradizione utilizziamo il faggio perché i nostri boschi sono ricchi di faggio, e all'interno di queste madie vengono posizionate le forme dove le nostre donne, una volta ogni 7 massimo 10 giorni, prendono ogni singola forma e manualmente la trattano superficialmente con una miscela di olio extravergine d'oliva ed aceto rosso per tutta la durata della stagionatura. Dalla pecora fondamentalmente riparte la mia attività, il mio lavoro e la fortuna anche di chi lavora qui in azienda da me, e comunque continua quel progetto ambizioso che ho avuto sin dall'inizio di far conoscere il pecorino di Farindola fuori regione e anche al di fuori della nostra nazione, e soprattutto quello di attraverso il nostro formaggio di veicolare quello che è il nostro territorio, quindi far conoscere il nostro territorio, la nostra area vestina, che merita veramente, non ha nulla da invidiare a nessuno. L'ultima domanda estrema proprio: dopo 2 anni, tracciando il bilancio, sei convinto di aver fatto la scelta giusta, cioè quella di ripartire tra un mare di difficoltà? Sicuramente è stata la scelta giusta. E bisogna, nella vita bisogna tenere duro, non mollare mai e andare avanti. Stella, stellina, 1, 2, 3, stella, stellario, stellone, buona, cattiva stella, stella Maris, stella alpina, polvere di stelle, pan di stelle, albergo a 5 stelle, stella di latta, chiave a stella, stella cometa, stella rossa, stelle cadenti, stella dello spettacolo, la star, stelle filanti, niente di tutto questo. Nella magia del momento, solo una semplice, delicata, bellissima stella di Natale. L'euforbia pulcherrima, cioè appunto bellissima, e quindi la stella di Natale, si lega a un'antica leggenda di amore non corrisposto di una dea zeca. Le gocce di sangue caddero sulle foglie, poi rosse. La pianta, di origine messicana, fiorisce in questo periodo e simboleggia l'amore e la fiducia verso il prossimo. Zampogna, anticamente ciampogna, sampogna, sampogna, strumento musicale a fiato di origine pastorale, costituito da una o più canne sonore fissate ad altrettante aperture di un otre di pelle. Derivazione si pensava dalla siringa Syrinx di Pan, nel quale si accumula l'aria immessa attraverso un cannello dalla bocca del suonatore o da un mantice da lui manovrato con il braccio. In latino sinfonia o simponia, strumento a fiato, prestito popolare dal greco sinfonia e quindi sinfonia.
L'etimologia presenta fauste premesse, dunque, ed è una atipica, vera, dolce, catturante sinfonia che ti prende il cuore e se pensi a Natale e ci metti la neve. Iera lo iorn, dopo vento l'ora, stava accanto allo fuoco e tenamente verso lo balcone alla nenguente che incapezzava. Che l'uccello scura, la voce a cupa della ciuminiera mi stava a mettere una malinconia. Quando da parte fuori, dalla via, cominciava a sentire che aveva in giro un suono. E un suono o un lamento? A due se leve buona, ma chi stava, chi quello suono mi si avvicinava? Si suona! Che l'uele che la gente è pazza! Ma la citele, l'andina, che stava in quello naso appiccicato in faccia lo vetro, scrocca una resata e zumbenne me fa, e la scupì! Lo scopenare, nove tra novena, 14 domani, se Pasquale porta le santarelle di Natale, mi sentivo in zucche dentro le vene. Tu dici a risse, ma per una sciocchezza di qui siete cicagne di colore. No, mannaggia, che tengono cuore guaiate e sfatte in niena per a mezza, che non se ne fede chi manca rispondo. Ma ci sta certe cose, gnele grappe, pizzute, a cianganilla, che t'acchiappe lo cuore e te le porta un altro mondo. Non ci vuole niente, una canzone antica, un passero agnelite che se lagna, una prima neve in cima alla montagna, una renela. Perciò, quando ti dica, caiere, tra lo fuoco e la nenguente, di botta, all'improvviso, la scupina mi fece fa la pelle di gallina. Ma avete creduto? Che cos'è? Niente. Se ci ripensi, ci ti metto a ridere. Una cosa che zabotte e nu cannella. Fa una suonata sola, sempre quella. È proprio quella, quando ma ti crede, ti sfonna in petto e fa tremare il cuore. Piante, raccolti, semine, campi, orti, ortaggi, chilometro zero, frutta, vino, olio, pesca, costa, cime, colline, territorio, entroterra, campagna e quant'altro. Fermiamoci un minuto nel cuore dell'Abruzzo. Guardiamoci attorno, godiamo, gustiamo, amiamo la nostra magnifica terra. Chiudiamo gli occhi e, tra tante difficoltà e pensieri, immaginiamo un futuro diverso, un'esplosione di risorse, oltre il possibile, almeno adesso che è Natale e per un solo minuto. Non una banale illusione basta, ma una verace speranza, suggellata da un brindisi, uno dei tanti, del nostro miglior spumantino o frizzantino. Tanta scelta, d'assoluta qualità e un'impennata d'orgoglio. Viva gli abruzzesi e buone feste nel segno di Abruzzo, terra amata.